Sono passati ben 6 mesi da quel clamoroso oro, da quel primo posto nelle Olimpiadi di Tokyo nel 4%. E Marshall Jacobs va a tornare in gara e vince in maniera straordinaria. Il buon velocista azzurro trionfa nella gara dei 60 metri all'Istaff Indoor di Berlino, la capitale della Germania. Corre in 6:51, l'uomo dei 100 di Tokyo va a precedere Cissé, che è un uomo ivoriano, e Bicot, uomo francese. Obiettivo abbastanza riuscito, secondo il mio punto di vista, sì, perché lui stesso voleva fare un tempo vicino ai 6:50, ha fatto un 6:51, va bene? Prima della batteria vi ricordo che aveva un po' di paura, un po' di tensione, che però è andata via grazie al fatto che comunque la voglia di migliorare e di raggiungere il primato europeo dei 60 in lui è ancora presente, barra radicata. Lui stesso avrebbe ammesso che cercherà di fare del suo meglio e soprattutto di onorare ogni gara andando a ottenere il titolo che per fortuna finalmente si è andato a guadagnare. Bene, complimenti dunque al grande Marshall Jacobs che torna in gara e in un rientro straordinario come quello di oggi a Tokyo, no, Tokyo scusate, a Berlino, capitale della Germania, vince i 60 metri in 6:51. Era l'obiettivo arrivare a 6:50, 6:51, di poco, di un millesimo tra virgolette, ma nulla è perso, anzi tutto è garantito. Complimenti a Marshall Jacobs, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate. Ciao a tutti, da Leandro.